Fino a pochi anni fa in Italia si conosceva ancora molto poco degli ETF, ma pensate che il nostro primo rating è uscito sul Sole 24 Ore nel 2004. Oggi, se consideriamo la famiglia degli ETP, che racchiude anche gli ETF, si contano oltre 2.500 strumenti. Questo rende un po' più complicato per i risparmiatori, ma anche per i consulenti, selezionare i migliori ETF che ci sono sul mercato. Ciao, sono Giulia Armellini e oggi vedremo le 5 caratteristiche più importanti che dovete sapere prima di andare a investire in ETF. Ne abbiamo già parlato in numerosi video, ma l'ETF o Exchange Traded Fund è una tipologia di fondo comune che replica passivamente un indice di mercato. Infatti, dietro a un ETF non c'è un team di gestori esperti che decide ogni giorno cosa comprare e cosa vendere, come ad esempio per i fondi attivi. Ma le aziende in cui investe l'ETF sono le aziende che compongono un determinato indice, che può essere geografico o settoriale, azionario, obbligazionario e così via. Ad esempio, se voglio investire in tutte le 500 aziende americane a maggior capitalizzazione, investirò in un ETF che replica l'indice S&P 500. Gli ETF si acquistano come le azioni, tramite un'unica operazione conoscendo il valore di mercato in ogni istante. La loro popolarità è cresciuta talmente tanto che negli Stati Uniti lo scorso anno le nuove masse che sono affluite alla gestione passiva hanno superato quelle a gestione attiva. In Europa non siamo ancora a questi livelli, dato che facciamo ancora parte di un sistema prevalentemente bancocentrico. Le masse complessive degli ETF hanno raggiunto i 6.000 miliardi di dollari in tutto il mondo. Andiamo subito a vedere la prima caratteristica. Il primo aspetto al quale dobbiamo fare attenzione prima di andare a investire in ETF è la tipologia di replica, dato che l'obiettivo del nostro ETF è quello di andare a replicare un indice nella maniera migliore e più economica possibile. Esistono due tipologie di replica, replica fisica e replica sintetica. La replica fisica è quella più utilizzata in assoluto dagli emittenti e si divide in replica fisica completa, nel caso in cui l'ETF investe in tutti i titoli che costituiscono il paniere dell'indice, oppure in replica fisica ottimizzata, nel caso in cui l'ETF investe solo in un campione di titoli. La seconda modalità di replica è quella sintetica, nel caso in cui l'ETF fa utilizzo di contratti derivati per replicare l'indice senza detenere nessun titolo. Con la replica fisica si elimina qualsiasi rischio di controparte, anche se questi ETF hanno solitamente un costo leggermente maggiore rispetto a quelli a replica sintetica. Il costo dell'ETF è indicato all'interno della voce spese correnti del KID, ovvero il Key Investor Information Document, che è il documento che vi viene sempre presentato al momento della sottoscrizione dello strumento. Sulle schede prodotto degli emittenti, solitamente la voce spese correnti viene indicata come TER, Total Expense Ratio. È questo quindi l'unico costo dell'ETF? In realtà no. Spese correnti o TER racchiude le commissioni di gestione e le spese amministrative. Ad esempio i costi legati alla banca depositaria, pubblicazione quote, spese legali e così via. Un costo non è mai compreso e vale anche per i fondi attivi e sono i costi di transazione dei titoli nel portafoglio dell'ETF nel caso di replica fisica o commissioni richieste dalle controparti degli swap nel caso di replica sintetica. I costi di transazione sono praticamente irrilevanti se guardiamo a quegli ETF che replicano mercati sviluppati o indici come l'S&P 500, mentre per quelli legati a mercati difficilmente raggiungibili o di nicchia possono avere un peso maggiore. Solo i software permettono di dedurre anche questi costi ex ante per i risparmiatori. Altri costi da non sottovalutare sono quelli in cui si incorre al momento dell'investimento o disinvestimento, come lo spread bid-ask al momento dell'acquisto o vendita dell'ETF. Più l'ETF è scambiato, minore la differenza tra le offerte di acquisto e vendita. Il prezzo che si pagherà è vicino a quello fair. Ci sono anche costi di esecuzione applicati dalla banca, SIM o broker. Solitamente le commissioni dei broker sono più basse rispetto a quelle applicate dalle banche. In ogni caso è importante dire che gli ETF non comprendono mai costi di ingresso, uscita o performance, come vedete in questo KID. Potete scegliere tra ETF che distribuiscono entrate regolari e ETF che reinvestono i proventi. Potete individuare subito la tipologia di ETF perché nella denominazione conterrà il termine HACC per quelli ad accumulazione e il termine DIST per quelli a distribuzione. È libera scelta degli investitori preferire una o l'altra soluzione. Solitamente se si decide di risparmiare una quantità elevata di denaro per il futuro, si sceglierà un ETF ad accumulazione. Se scegliete un ETF a distribuzione, le entrate da dividendi o interessi sono tassate al momento della distribuzione. Gli ETF possono
possono coprire dal rischio valuta oppure no. Per spiegare bene questo punto vi porto l'esempio di un ragazzo che mi ha scritto pochi giorni fa su Instagram. Avendo visto che l'indice S&P 500 ha fatto più 27% l'anno scorso da inizio anno, mi ha chiesto come mai il suo ETF sull'S&P 500 ha fatto invece più 42%. Il motivo principale è che quando si compra un ETF non coperto, si compra anche il rischio di cambio. L'ETF in questione investe in titoli americani denominati in dollari, ma è quotato in euro su borsa italiana. La maggior parte della differenza di rendimento è dovuta proprio a questo. Il dollaro nel 2021 si è apprezzato rispetto all'euro e ciò ha comportato un risultato positivo per il ragazzo. Nel 2020 invece era avvenuto il contrario. Gli ETF con copertura o hedged hanno un costo lievemente maggiore, ma non incorrerete nel rischio valuta. In realtà gli altri punti di differenza sono dovuti al fatto che l'indice S&P 500, quindi il più 27%, non tiene conto dei dividendi, mentre l'ETF è ad accumulazione. Per aiutare nella selezione degli ETF sia i risparmiatori che i consulenti, dal 2004 pubblichiamo parte del nostro rating degli ETF ogni sabato sul Plus 24 del Sole 24 Ore. Il rating valuta con cadenza trimestrale tutti gli ETP quotati sul segmento ETF Plus di Borsa Italiana secondo tre variabili di quelle descritte in precedenza. La capacità di replica, intesa come efficienza nel limitare le differenze tra la performance dell'indice e quella dello strumento, la liquidità, ovvero lo spread bidask, e i costi, ovvero la voce spese correnti. Ciascun fattore all'interno di queste tre variabili determina un voto da 1 a 5. La media dei voti riportati costituisce il voto complessivo di ogni strumento, che è espresso in stelle. Tutti i fattori sono valutati secondo parametri assoluti e non relativamente alla media degli altri strumenti. Esistono diversi siti online che aiutano nella selezione degli strumenti e permettono anche di fare un confronto tra gli stessi. Ma purtroppo è difficile ottenere nello stesso luogo tutte le informazioni, oppure il numero degli ETF è sempre talmente ampio che ne complica la selezione. Abbiamo visto che ad oggi esistono oltre 2500 ETP e il numero di strumenti ed emittenti aumenta sempre di più ogni giorno. Abbiamo quindi pensato di semplificare il processo di selezione per consulenti e risparmiatori, creando la prima shortlist che permette di partire da una classificazione e arrivare alla scelta di investimento in pochi click. Gli ETF si dividono in azionario, obbligazionario, bilanciato, materie prime e cripto. Per ogni segmento non sono presenti tutti gli strumenti del mercato, ma solamente gli ETP che seleziona in modo indipendente il nostro ufficio studi e ricerche. Abbiamo ad esempio escluso i sottostanti che non riteniamo ampiamente diversificati, come gli ETF che replicano un singolo stato come può essere la Thailandia, e se più ETF coprono lo stesso mercato, lasciamo sempre le opzioni accumulazione e distribuzione, coperto o non coperto, e se hanno le stesse caratteristiche prediligiamo gli ETF con patrimonio più liquido. All'interno di ogni singolo strumento vengono indicati una serie di indicatori che sono difficilmente reperibili sul mercato e che aiutano ulteriormente il risparmiatore a selezionare l'ETF che è in linea con le proprie esigenze. Potete vedere da questa immagine che sono subito disponibili dati come il numero di titoli in portafoglio, la tipologia di benchmark e un commento del nostro ufficio studi e ricerche. La FIONLY Platform è uno strumento veloce, dinamico e già filtrato, che permette di arrivare allo strumento ideale per comporre la propria asset allocation in pochissimi step. Selezione che non si limita ai soli ETF, ma a tutti gli strumenti acquistabili da un cittadino italiano, come le azioni, le obbligazioni, i fondi pensioni, i certificati e i conti deposito. Questa selezione di strumenti è anche utile per i portafogli modello che si trovano sempre all'interno della FIONLY Platform. Se avete domande o dubbi su come selezionare migliori ETF, lasciatemi un commento qui sotto e ci vediamo ai prossimi video.